Ci avviciniamo alla festa della Toscana e il tema quest'anno si lega a tanti progetti di cui parliamo spesso qui, il genio e l'innovazione. Molte le iniziative in programma, come sempre, il centro sarà a Firenze, dove si riunirà in seduta solenne il Consiglio regionale il 30 novembre e dopo il corteo storico si ripeterà Palazzo Aperto, tutti i cittadini potranno visitare Palazzo del Pegaso. Altre iniziative nei giorni, nelle settimane successive in tutta la Toscana. Questa è stata una settimana di lavori intensi per la Commissione, alle prese con gli altri che poi arriveranno alla discussione di tutto il Consiglio. Si è parlato tra l'altro di vaccini e di suicidio medicalmente assistito, di demanio idrico, soprattutto di bilancio che fa registrare la terza variazione dell'anno dedicata a tutta la sanità. Sempre più evidente la proiezione europea del Consiglio regionale, segnaliamo i nuovi e stretti rapporti con la regione di Kiev, che si traducono anche in una collaborazione medica tra ospedali pediatrici, e l'intervento del Presidente Mazzeo alla seduta plenaria del Comitato delle Regioni, organismo che ha compiuto 30 anni. Il 25 novembre è la giornata contro la violenza di genere e anche il Consiglio nei giorni scorsi si è preparato a celebrarla con tante iniziative e alla luce dei dati drammatici, con un richiamo costante al rispetto e alla parità in ogni ambito, anche civile e sociale. Si è riunito anche il nuovo Parlamento degli Studenti che per qualche ora ha preso il posto del Consiglio regionale nella sala qui a Firenze. Quali sono i suoi obiettivi? Ne parla la Presidente Sofia Canovaro, studentessa dell'Isola d'Elba. Pochi giorni e il Consiglio si riunirà in seduta solenne per celebrare anche quest'anno la festa della Toscana, terra di genio e innovazione la nostra, si legge nel titolo dell'edizione 2024. Il programma sarà presentato ufficialmente nelle prossime ore, si sa già però che ci saranno tanti eventi a margine della seduta e un'appendice di spettacolo e di riflessione più avanti a Cascina. Il tema di quest'anno si intreccia certamente con il progetto Toscana 2050 che in questi giorni è stato presentato a Dubai in un evento internazionale, il Future Forum, tornando al giorno della festa della Toscana, il 30 novembre, dopo la seduta del Consiglio al Teatro della Compagnia, ci sarà il corteo storico per ricordare l'evento che dal 2000 ha dato impulso alla celebrazione, l'abolizione della pena di morte nel 1786. Il Granducato di Toscana fu il primo Stato al mondo a farlo. Nel pomeriggio, Palazzo Aperto e tutti i cittadini così potranno visitare Palazzo del Pegaso, partecipare a iniziative varie di cultura e arte, visitare l'archivio, assaggiare anche alcune prelibatezze nei nostri territori. Ne riparleremo meglio nei nostri telegiornali in questi giorni e in Regionando la settimana prossima. Intanto c'è una rapida carrellata di qualche edizione del passato, quella del 2024 è la 25esima. Partiamo dalla sanità per parlare del lavoro delle commissioni in questi giorni, soprattutto subito dei conti della sanità, perché la terza variazione del bilancio, l'ultima di quest'anno, che vale oltre 72 milioni, ne destina 70 proprio alla sanità. In pratica le risorse del bilancio ordinario sono messe a disposizione della spesa. In questo ambito la maggioranza di esse, 40 milioni, derivano dall'aumento dell'addizionale IRPEF per i redditi superiori, lo ricordiamo, a 28 mila euro. Resta naturalmente aperta l'incognita. E la polemica non finisce mai sulla restituzione del payback per i dispositivi medici. Nell'ultima seduta del mese di ottobre era stata approvata una mozione che aggiustava un po' il tiro sulle imprese coinvolte, ricordiamo, con due dichiarazioni di maggioranza e di opposizione. Noi come regione non abbiamo altra possibilità che chiedere il pagamento di queste risorse, perché sono risorse che lo Stato ha stabilito essere destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale. Quindi noi possiamo solo chiederli. Il governo però deve intervenire per far sì che questo non gravi in maniera eccessiva sulle imprese, in particolar modo quelle piccole o piccolissime che potrebbero davvero anche dover chiudere rispetto agli oneri derivanti dai payback. È un'iniziativa legislativa dell'allora governo Renzi e uno dei tanti disastri che il governo Meloni e il ministro Schillaci in ambito sanitario hanno ereditato dai governi di sinistra e di centro-sinistra del passato, in particolar modo dal governo guidato dall'allora premier Matteo Renzi. Non si può pensare in Toscana di scaricare i disastri del centro-sinistra sul governo attuale. Il governo attuale ha già fatto tanti sacrifici e tanti sforzi anche per coprire la vicenda payback, ovvero la ripetizione di parte dei profitti utilizzati dalle aziende. Di
sanità, ma su un altro versante parla naturalmente soprattutto la terza commissione, che intanto fa il punto con l'assessore Bezzini sulla nuova campagna di vaccinazione. Le dosi distribuite sono più di 900.000, due terzi delle quali, 608.000, sono state somministrate. I numeri sono migliori dell'anno scorso. Sono state 116.000 quest'anno, in particolare le vaccinazioni contro il Covid, 9.000 quelle contro il virus respiratorio sincizziale. Sono proseguite anche le audizioni sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sono stati ascoltati l'Osservatorio di Bioetica di Siena, il Movimento per la Vita, l'Associazione Medici Cattolici, la Fondazione ANT, il Centro Studi Rosario Livatino, il Network Ditelo sui Tetti, tutte associazioni che naturalmente avevano fatto domanda di essere ascoltate. La commissione controllo ancora una volta ha esaminato presente e futuro della società Sviluppo Toscana, è una fase di profonda trasformazione che interessa parallelamente anche FIRI Toscana e SICI. Di Sviluppo Toscana vengono evidenziate alcune criticità, i costi del personale, i ricavi inferiori alle attese. Il dibattito ora diventa anche più politico, però le opposizioni hanno sottolineato che il rilancio auspicato non c'è stato. Di demanio idrico, ma anche di una proposta di legge per il servizio idrico integrato presentata dalla Lega, si è discusso in Commissione Ambiente e Territorio dopo un dibattito che, lo sappiamo, si è aperto su TV e giornali in queste settimane. A proposito di territori, la Commissione aree interne ha ascoltato in un'audizione sul volume montagna, servizi ecosistemici e strumenti di governance i responsabili scientifici delle università di Pisa, di Firenze, di ANCI Toscana e UPI Toscana, che hanno condotto la ricerca al centro, le preoccupazioni che derivano dal cambiamento climatico, la necessità di accelerare la transizione ecologica e riequilibrare il divario socio-economico e ambientale tra aree forti e aree deboli. Ricordiamo che nell'ultima seduta del Consiglio due risoluzioni di questa commissione erano state approvate, una per creare un osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria, l'altra per chiedere al governo di ristabilire un'aliquota IVA agevolata sull'acquisto del pellet. Su iniziativa della Commissione Cultura c'è stato un incontro con gli editori invece per preparare la presenza toscana al prossimo Salone del Libro di Torino nel 2025, un'esperienza già avviata in vista dell'edizione del 2024 e che ha portato ottimi risultati nell'ambito del percorso degli stati generali della cultura. È un comparto che impiega molte persone, che genera economia e ha un valore culturale indubbio, perché la lettura è il principale strumento di costruzione di quel senso critico e di quella consapevolezza delle coscienze che è tanto necessaria per stare nel mondo contemporaneo e nella sua complessità. Quindi crediamo che sostenendo l'editoria si lavora sull'offerta culturale, si creano gli strumenti di crescita e di edificazione della popolazione dei toscani e delle toscane e si aiuta un settore economicamente rilevante e produttivo del nostro tessuto industriale e imprenditoriale. È una bella iniziativa, l'abbiamo fatta anche lo scorso anno. Quest'anno penso che sia più sentita dagli editori toscani. Al Salone del Libro siamo andati con il treno famoso, che anche quest'anno rifaremo. È stata una bellissima esperienza e la Toscana quest'anno avrà uno stand ancora più bello sicuramente, e quindi spero che il successo ci sarà per tutti gli editori toscani. Lo spazio del Consiglio regionale, quello fisico, stavolta lo hanno preso tutti i giovani del Parlamento degli Studenti. Sono loro i protagonisti e prima ancora di essere qui si sono riuniti a Montecatini per impostare e programmare l'attività futura. La Presidente resta Sofia Canovaro, che è collegata con noi qui a Regionando. Prima domanda, riuscite davvero ad incidere sulla politica dei grandi? È quello che speriamo di fare, il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni della Regione Toscana, in particolare con il Consiglio regionale, per riuscire a fare qualcosa di effettivamente concreto per gli studenti che rappresentiamo, tutti gli studenti delle scuole superiori della Regione Toscana. Quindi dobbiamo cercare di portare avanti quelli che sono stati i progetti dell'anno scorso e di farne di nuovi in modo da rendere effettivamente vera la nostra partecipazione. Durante questo mandato, questo anno, che coincide poi con l'anno scolastico praticamente, che temi svilupperete? Allora, ci concentreremo sui temi delle quattro commissioni che sono tematiche. In particolare la prima commissione porta avanti la comunicazione e l'informazione, la seconda commissione la cultura e la didattica, la terza commissione le politiche sociali, gli sport e il benessere e la quarta commissione le infrastrutture, i trasporti e l'ambiente. Cercherete anche
di far varare alla fine una vostra legge partorita, nata da voi? Quello sì, ovviamente quello è sempre l'obiettivo. Il processo burocratico per fare delle leggi regionali è un po' più complicato, però noi come Parlamento di Studenti abbiamo la possibilità di proporre al Consiglio delle leggi che sono effettivamente utili per gli studenti, quindi sì, è un obiettivo che ci prefissiamo. Cosa significa dal punto di vista anche personale un'esperienza come questa per una giovane studentessa? Io è un'esperienza che faccio da ormai 3 anni, perché l'ho iniziata quando ero in terza e ora sono in quinta, e che ho portato avanti con passione, anche se non è sempre stato facile. Io personalmente sono dell'Isola d'Elba, quindi andare tutte le volte a fare le riunioni a Firenze è anche una specie di sacrificio, però è un sacrificio che si compie sempre volentieri, perché si trova un ambiente piacevole, un ambiente costruttivo dove si imparano tante cose e impara ad avere un pensiero critico che spesso nella scuola può mancare, quindi sono esperienze fondamentali secondo me per uno studente. La politica è davvero lontana, come si raccontano i giornalisti spesso, dai giovani di oggi? Dipende come ci si arriva. Per esempio da noi no, però è ovvio che noi siamo un'istituzione degli studenti. Uno studente che magari non fa parte del Parlamento degli Studenti o delle altre istituzioni rappresentate studentesca può sentirla lontana. Allora è compito nostro, del Parlamento degli Studenti e del Consiglio regionale, delle istituzioni regionali, collaborare affinché questo messaggio arrivi agli studenti stessi. Il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sono stati diffusi i dati del nuovo rapporto dell'Osservatorio Sociale Regionale. 4.500 donne l'anno scorso si sono rivolte ad un centro antiviolenza, 2.000 gli accessi in codice rosa al pronto soccorso. 6 donne purtroppo sono state uccise nel 2023. Le vittime dal 2006 al 2023 sono state 140. Gli assassini per 3/4 sono italiani, per 1/4 stranieri. 36 gli omicidi in provincia di Firenze, 16 a Lucca e a Pisa, 15 in provincia di Livorno, 12 a Prato e Arezzo, 11 a Pistoia, 10 a Grosseto, 9 a Siena. Nessun territorio evidentemente ne è stato immune. Arregionando, ora parla la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Ancora i dati ci dicono che per debellare la violenza c'è ancora tempo. Tante donne accedono a centri antiviolenza, tante donne al codice rosa, ma non tutte quelle che hanno bisogno di aiuto. Quindi noi dobbiamo lavorare affinché tutte le donne che subiscono violenza, qualsiasi tipo di violenza, abbiano la volontà di chiedere aiuto, di accedere a una rete che esiste in Toscana ed è funzionante ed è lì per loro. Questo è il messaggio che vorrei lanciare. Quindi dobbiamo cercare di creare il più possibile fiducia nelle donne che possono accedere a queste reti e trovare soluzione a questo loro problema. Ci avviciniamo all'80° anniversario della liberazione. In tante piccole e grandi città toscane si sono già ricordate le più terribili stragi nazifasciste del 1944. Pochi giorni fa il Consiglio regionale, come sapete, ha fissato per legge uno stanziamento di contributi per gli istituti storici della Resistenza e per la Federazione delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza. Finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del Presidente Mattarella ci hanno guidato. Il Presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui sta. In un convegno promosso dall'Istituto Toscano della Resistenza dell'Età Contemporanea si è poi discusso del 1944 e della lotta in armi nell'Italia centrale. Erano 3 le sessioni: territori, dinamiche e figure della resistenza, prigionieri ed esercito, rappresentare la resistenza. A capo dell'Istituto Storico Toscano c'è ora l'ex presidente della regione, Vannino Chiti, che qui vediamo mentre firma con il presidente della Giunta Giani il rinnovo dell'accordo di collaborazione con valore decennale. Avviene sulla base dei principi che la regione toscana ha nel proprio statuto di valorizzazione della memoria dell'antifascismo, di farla parlare
di fare formazione su questi temi, e sono tutte impostazioni che l'Istituto ha nella sua natura. Forse avete visto, abbiamo un patrimonio molto ricco di documenti che vogliamo ancora arricchire, vogliamo metterli a disposizione dei cittadini digitalizzandolo, la cooperazione ha dato un contributo per andare in questa direzione. Poi c'è l'attività di ricerca storico-scientifica, sia sul momento della resistenza, dell'antifascismo, sia sulla democrazia e la libertà nel nostro tempo. E poi c'è la formazione nelle scuole, la formazione agli adulti, la formazione ai delegati sindacali e a tutti gli altri. La Commissione Europa del Consiglio regionale ha incontrato in questi giorni la delegazione ucraina della regione di Kiev, che è qui in Toscana per la firma di un'intesa. Prevede questa intesa anche una collaborazione significativa tra il MEIR e l'ospedale pediatrico di Kiev. 4 medici ucraini arriveranno a Firenze. È stato espresso desiderio profondo di aiutare, di sostenere la popolazione ucraina in questo momento difficile. Ora la regione di Kiev si sta rinascendo, si sta ricostruendo, e grazie a questi rapporti di collaborazione possiamo realizzare questi progetti. A proposito di rapporti internazionali, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha partecipato alla 163esima Assemblea plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, che si è svolta a Bruxelles, ed è intervenuto in 3 dibattiti che vertevano tutti sul ruolo di enti locali e regionali nelle politiche comunitarie, nelle scelte ambientali, nelle sfide poste dall'intelligenza artificiale. Per Mazzeo l'Europa si costruisce dal basso, partendo dalle città, dai comuni, dalle regioni, gli enti locali, insomma, non sono solo destinatari delle politiche europee, ma ne diventano protagonisti anche su temi che sembrano così lontani e alti, come quello dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale segnerà la vita di ciascuno di noi, è già pervasiva nelle nostre vite, anche in quelle della pubblica amministrazione. Questo parere è un modo per dare indirizzi ai territori. Noi come Regione Toscana, nella prossima seduta del Consiglio regionale, approveremo una legge in questa direzione, che tiene conto di molti di questi principi, che ha l'obiettivo di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, di renderla eticamente migliore e di renderla più trasparente. E questa è la sfida del futuro, avvicinare le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, da quello europeo a quello locale, alle cittadine e ai cittadini, per offrire servizi migliori. E l'intelligenza artificiale su questo potrà aiutarci molto. Natale si avvicina e sono tante le città che si rifanno il look con eventi e installazioni mozzafiato, come accade a Empoli, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana e che ha fatto il pieno di presenze fin dai primi giorni. Poi qui sono state presentate anche le manifestazioni natalizie nella città di Pistoia. Natale è tante cose tutte insieme, soprattutto è un momento fortemente identitario, fortemente tradizionale, quindi è giusto che le amministrazioni comunali diano questo tipo di impostazione, che coltivino le nostre tradizioni, la nostra identità. Dopodiché il Natale è anche un momento importante per tante attività commerciali, specialmente le attività più piccole, quelle di prossimità, che magari possono avere un po' di respiro che poi gli permetta di rimanere aperte per tutti gli anni. Le nostre città si stanno sempre più svuotando di attività locali, il Natale serve, ognuno di noi può, facendo una scelta ben precisa, contribuire a far sì che le nostre città rimangano ancora vive, abitate e con i negozi aperti. Ci aspettiamo sicuramente una notevole affluenza di persone, perché è un programma molto ricco che va dalla parte commerciale, legato anche alle tradizioni. Abbiamo anche delle manifestazioni legate al Pistoia Blues, quindi eventi legati alla nostra tradizione musicale di Pistoia, per terminare poi con l'evento più partecipato della città, che è la Befana del 6 gennaio, con la consegna di 2500 calze ai bambini. Quindi ci aspettiamo veramente tanta affluenza per tutte le attività che ci saranno da sabato 23 novembre fino al 6 gennaio. Ci sono anche comuni che si mettono insieme in realtà per dare un'offerta varia e integrata in questo periodo così importante. Sono Signa, Carmignano, Poggio a Caiano. L'intera manifestazione si intitola Dall'Ambra all'Arno. Tanti convegni, mercatini, spettacoli animeranno queste giornate di festa. In attesa di vedere anche queste piazze illuminate e colorate prima del Natale e delle feste di fine anno, possiamo comunque visitare Olea a Monte Spertoli questo weekend. Convegni sull'olio, ma anche stand e degustazioni dell'olio extravergine d'oliva con una valenza significativa.
Il Consiglio regionale è attento e disponibile ad ospitare queste iniziative perché non c'è dubbio che Olea rappresenta la celebrazione del prodotto forse più iconico della nostra regione, ovviamente nella sua eccellenza, nel suo valore diciamo, produttivo, ma anche come emblema di una storia, di una tradizione, di una capacità di produzione che deve sempre essere preservata. Infatti di questa edizione apprezzo particolarmente l'indirizzo, l'interesse per le scuole, la possibilità di fare approfondimenti, quindi non solo una degustazione che certo è il momento più attrattivo e sicuramente quello di cui tutti vogliamo beneficiare, ma anche la possibilità appunto di addentrarsi in quelle che sono le tecniche di produzione e la storia di questo straordinario bene, questo giustamente denominato oro verde. Crediamo fortemente in questo progetto, che è un progetto che mette a sistema le principali competenze della filiera dell'olio del nostro territorio, cerca di investire sulla identità e sulla caratterizzazione del nostro prodotto, che è un prodotto di eccellenza, e investe nella formazione permanente degli agricoltori. Quindi un progetto di qualità che lega marketing, sviluppo del prodotto e anche promozione del territorio nel suo complesso. Con questi sapori vi diamo appuntamento a venerdì prossimo 29 novembre, sempre alle 21:10, sempre dopo il nostro TG della sera.